Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video veloce, ma vi faccio vedere un prodottino molto interessante che costa pochissimo, che nella realtà dei fatti mi avete fatto conoscere voi, perché continuavo ad andare a casa di qualcuno, continuavo a vederlo montato, tutti che lo compravano per misurare i consumi, o meglio, per visualizzarli, perché poi la misurazione vedremo che è una sola unica. E mi dicevano: "Ah, ma guarda che va bene, mi sono trovato bene, costa poco." E allo stesso tempo ricevevo commenti di persone, email, messaggi, dove mi facevano vedere questo dispositivo e mi dicevano: "No, ma l'hai già provato, funziona bene, lo vorrei prendere." Alla fine ne ho comprato uno, a me non serviva, di prodotti da provare ne ho già 50.000, non ci voleva anche questo, però l'ho preso e ve lo faccio vedere perché è carino, interessante e secondo me può servire a molti di voi. Che cos'è? È un misuratore, quindi un display che si monta nel quadro elettrico, si incastra sulla barra DIN. E vi dà tutte le potenze, i consumi istantanei, e in più ha un dato che misura i kilowattora che a noi interessa molto, soprattutto per un discorso di risparmio energetico, ma anche per un discorso di fare un calcolo di quanti kilowattora consumiamo giornalmente. È perfetto perché lo azzerate, partite nelle 24 ore a vedere quanti kilowattora avete consumato e avete il dato esatto. Non è smart, quindi non c'è applicazioni, possibilità di scaricare dei log, eccetera. È un display. Ci sono i valori e vi dà un unico valore, come vi ho appena spiegato, del quale tiene il conteggio. Fine. È semplice, costa poco, ci sta. Spacchettiamolo, lo montiamo e ve lo faccio vedere un attimo. Eccolo qua, già dalla scatola si vede l'anteprima del prodotto, è appunto un prodotto da barra DIN, meter multifunzione. Qui spiega esattamente come collegarlo. Questo è il nostro modello di riferimento. Dobbiamo alimentarlo con un neutro che prendiamo dall'impianto e una fase, la stessa fase che passa attraverso lo strumento e legge il carico. Ma è più facile farlo vedere che spiegarlo dallo schema. Eccolo qua. Piccolo, leggero, monta su barra DIN, prende tre moduli come spazio. Vedete che qui abbiamo dei morsetti predisposti ma non usati. Questo è un foro passante, ci vedete attraverso. Qui dentro deve passare la fase di tutto l'impianto o della parte che volete misurare. Qui sotto alimentiamo con fase neutro, non sono neanche segnati, probabilmente non cambia nulla. Semplice tutto qua, pulsantino qui per il reset, quindi per resettare la misurazione che lui va a memorizzare. Montiamolo. Ok, esempio di quadro elettrico dove abbiamo il generale, quindi il salvavita a monte di tutto, e abbiamo poi in uscita una linea da 10 A delle luci e una linea da 16 delle prese. Ok? Noi dobbiamo semplicemente sotto al salvavita generale portare due fili di fase neutro per alimentare il nostro contatore e tutto il carico, quindi tutti i cavi che vanno qui alle fasi che in questo caso sono giuntate, sono unite sotto il morsetto, tutto questo carico deve passare con un unico cavo o con tutti i cavi attraverso questo foro. Quindi tiriamo giù. Qui mi raccomando, sempre tirare giù perché bisogna lavorare in sicurezza. Facciamo i collegamenti del caso e cerco di spiegarvi meglio. Ok, allora cosa ho fatto? Dopo aver tirato giù il salvavita, le fasi, che erano, vedete, tre cavi che andavano in uscita dal salvavita, siccome questi cavi non sono abbastanza lunghi da passare attraverso il TA, attraverso il foro e ritornare al carico, allora faccio una giunta, quindi prendo un cavo da 6 in questo caso, in questo modo utilizzando un cappuccio. Come si fa a passare il cavo? Credo che sia uguale, però seguendo lo schema, il carico, quindi questo cavo che va al carico, deve uscire dalla parte superiore. Quindi il cavo lo inseriamo al contrario, in questo modo, e il nostro cavo va semplicemente dove andavano prima le fasi. Poi il nostro misuratore va alimentato. Il neutro possiamo prenderlo direttamente qua dagli altri neutri. La fase, se la prendiamo anch'essa da questo morsetto, calcolerà anche il suo consumo, che comunque sicuramente è trascurabile, o altrimenti lo portiamo direttamente dal salvavita e il suo consumo non viene rilevato da se stesso. Siccome voglio fare una misurazione abbastanza precisa, la fase la prendo anch'essa dalla giunta. Qua vi insegno un trucco che quando non riuscite a mettere il cappuccio correttamente, basta smontarlo, prendete solo la parte cilindrica, la mettete intorno ai conduttori, vedendo che non esca del rame, poi gli mettete il cappuccio
E infine la vite. Questi sono i trucchi del mestiere. E la fase, secondo lo schema, va nel morsetto 2. Attenzione perché i morsetti arrivano chiusi, quindi dobbiamo aprirli. Inseriamo la fase e la chiudiamo. Ci procuriamo un pezzo di filo neutro, lo aggiungiamo ai neutri che già c'erano sotto il salvavita. Per fare un bel lavoro andrebbero uniti insieme, fascettati o nastrati anche loro sotto il salvavita, ma io non sto a perdere tempo perché sono in pausa pranzo e ho i minuti contati. Il neutro lo portiamo nell'altro morsetto, al numero 1. E lui è alimentato. Cosa manca? Fissarlo. Quindi il dentino qua sotto, lui è ben fermo. Bisogna solo mettere la fase nell'uscita del salvavita. E l'installazione è bella che terminata. I cavi li abbiamo fatti un po' abbondanti, li mettiamo dietro. Questo tubo, non fateci caso, fa parte di un altro tutorial che sto facendo per il mini fotovoltaico. Diamo corrente. Vedete che lui si accende. Adesso rileva 0.1 watt, 0 watt che sono il suo consumo, quindi consuma praticamente niente. Tensione di rete 2.39, 0.06 ampere. Alimentiamo le luci e le prese. In questo momento è tutto spento. Vedete che accendendo delle luci il consumo sale a 14 watt. Attaccando un asciugacapelli vedete che saliamo a 600 e passa watt. Se io tiro giù la forza, lui continua comunque a leggermi il circuito luci. Se io tiro giù anche il circuito luci, vedete che il consumo torna a zero. Se tiro sulla forza, mi legge solo il phon. Se riaccendo anche le luci, mi legge anche le luci. Interessante avere i watt, gli hertz, la tensione di rete, gli ampere che stiamo consumando in questo momento. Quel 001 sono i kilowattora che lui conta di consumo dal momento in cui premiamo il tasto reset, o in questo caso la prima accensione. Se premiamo il tastino e lo teniamo premuto, vedete che il conteggio si azzera. Molto utile, molto carino, semplicissimo da montare. L'unica cosa, se non ci arrivate coi cavi, dovete fare, avete visto, una piccola aggiunta, ma lui diventa molto molto utile. Bene, ve l'ho fatto vedere, ho cercato di essere più chiaro possibile sui collegamenti, non vi sto a fare lo schermino perché è veramente semplice. L'importante è che la fase, se non riuscite a mettere tutti i cavi dentro, come verosimilmente succederà, fate un'aggiunta come ho fatto io con un unico cavo, gli passate dentro, tornate sotto il salvavita e fate le misurazioni. Se volete metterne più di uno potete, anziché far passare tutta la linea dentro il buco, fate passare solo quella che vi interessa. Magari volete metterne uno per la linea luci, uno per le prese, uno per la cucina, eccetera eccetera. Potete fare un po' come volete. Costa dai 23 ai 25 euro, dipende dal periodo, dalle offerte. Adesso magari c'è il 5% di sconto, in altri momenti ce n'è di più, in altri momenti non c'è proprio, però siamo su quelle cifre lì ed è una cifra assolutamente abbordabile. Io vi ringrazio, mi raccomando, un bel like, soprattutto se volete ricambiare questa mia dedizione a portare nuovi contenuti, iscrivetevi al canale, non costa nulla, ma mi fareste un grosso favore. Noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima diretta, o se passate in negozio mi trovate in provincia di Torino. Ciao da Massi Dattoli!